Salve, branco di idioti. Indovinate un po' dove sono? No, non è all'interno del vostro cervello. Sono nel deserto. E sono qui per parlarvi di un argomento molto serio. Non scappate subito a vedere il video di Muniz. Per una volta cercate di accendere la vostra mente. Qual è uno dei motivi per cui questo paese è veramente una merda? È la suddivisione in caste che ha. Ora iniziate a comprendere perché come paesaggio ho scelto l'Egitto con le sue piramidi. No, non avete capito un cazzo, ci scommetto. Vabbè, andiamo avanti. Qual è il concetto di casta? È un gruppo di persone accomunate da qualcosa, per esempio da un ambito lavorativo o territoriale. Per esempio in Italia abbiamo la casta dei notai, una professione tramandata di padre in figlio e protetta bellamente dallo Stato, che limita il numero di notai e inoltre impone delle tariffe minime. Naturalmente, limitare il numero dei notai e stabilire delle tariffe minime porta a dei prezzi notevolmente gonfiati, che vanno pesantemente ad influire sulle tasche di noi cittadini. Questo è solo un esempio di casta, perché abbiamo anche quella degli avvocati. Anche qui spesso, se ci fate caso, viene tramandata dal paparino o dalla mamma al figlioletto. E naturalmente anche questa professione è protetta da un ordine corporativo. Fateci caso, ci sono sempre queste cose che contraddistinguono una casta. Abbiamo il tramandare da padre in figlio e in più c'è qualcosa che impedisce ad altri, o comunque limita fortemente, l'ingresso in questo gruppo di professionisti. E l'elenco di queste caste è lunghissimo. Si va dal bancario al presidente di una fondazione, persino al barista, per non parlare del farmacista. Infatti anche in questo caso stesso discorso, tramandata alla farmacia di frequente dal padre al figlio, restrizioni imposte dallo Stato e quindi concorrenza limitata e ingresso quasi impossibile per una persona estranea a questo giro. Il problema non è solo l'impedimento dell'ingresso a far parte di una casta piuttosto che un'altra, ma la cosa principale è che queste caste ci rompono ampiamente i coglioni. Faccio il tuo esempio, inutile sacco di merda. Tu magari stai frequentando la tua bella facoltà di giurisprudenza e ne vai anche fiero, con i tuoi amici, con le ragazze, ti vanti, dici io sono un futuro avvocato, frequento l'università, pavoneggiandoti senza sapere quello che ti aspetta. Arriva un bel giorno e finalmente ti sei laureato. Ancora baldanzoso, disimpegni il tuo bel praticantato senza ricevere una lira o un euro che dir si voglia. Arriva il giorno dell'esame per l'abilitazione. Finalmente ci sei riuscito, sei un avvocato a tutti gli effetti. E ora via, tra una partita IVA aperta e un lavoro sottopagato. E finalmente, quando avrai capito che non potrai mai fare l'avvocato, visto che ti stanno solo pigliando per il culo e sfruttando, eccoti lì, a pulire un bel cesso. Naturalmente sto scherzando, visto che il tuo futuro è sulla strada, a chiedere l'elemosina, dove verrai picchiato da barboni molto più forti fisicamente e allenati di te, perché tu hai studiato, loro invece si sono fatti sulla strada. Comunque, come accennavo prima, questo non è l'unico svantaggio portato dalle caste. L'aspetto peggiore è che tutte queste lobby impediscono un intervento concreto per cambiare le cose in Italia. Infatti, qualsiasi provvedimento viene prontamente bloccato appena pesta un piede agli appartenenti di una casta. Quindi basta che ti avvicini a 2 metri
rispetto alla loro posizione, dicendo guardate, forse sarebbe il caso, e loro subito intervengono impedendo che il cambiamento venga apportato. Tra le altre cose, ogni partito rappresenta una casta e non solo esponenti di ogni casta sono spesso all'interno di un singolo partito. Quindi immaginate le opinioni discordanti che si possono avere, visto che un rappresentante della casta, per dire degli avvocati, andrà subito a dare il suo veto rispetto a un qualcosa che possa anche lontanamente toccare quel gruppo. Ora ditemi, come cazzo si fa a cambiare questo paese? Se da un lato abbiamo un processo di burocrazia lentissimo, complesso, farraginoso, che si va ad aggiungere a interessi di casta. È impossibile cambiare qualcosa, e questo è uno dei mali principali che affligge questo paese. Ricordo ancora una statistica letta anni fa, in cui si confrontava il sistema americano ponendolo in raffronto con quello italiano, e si notava come nel sistema americano la possibilità di cambiare il proprio stato sociale fosse infinitamente superiore rispetto al sistema Italia. Purtroppo l'Italia è un paese molto singolare, segnato dalla sua storia, che è sempre stata con cambiamenti di facciata. Basti pensare al vecchio regime feudale, che era fondato sulla disuguaglianza. Ecco, nel corso dei secoli sono stati attraversati vari momenti storici, il Risorgimento, l'Unità, la Repubblica, la Costituzione, ma fondamentalmente non è cambiato nulla da quel vecchio regime feudale basato su disuguaglianza. Ed eccole qui le vostre palle che stanno toccando terra appena si cita qualcosa che ha a che fare con la storia e la cultura. Ma io proseguo comunque, per quei pochi che hanno voglia di ripulire un po' il loro cervello dalla merda che hanno in testa. Tutte le conquiste che sono state compiute nel corso dei secoli non appartengono minimamente alla gente comune, al popolo, ma sono state pianificate nei minimi dettagli da un'elite borghese che era figlia delle vecchie monarchie feudali. Questa stratificazione in ceti sociali, in classi, è una cosa che si tramanda fin dal passato, con le sue radici più forti nel Medioevo, ai tempi delle invasioni barbariche, che avevano portato all'inserimento nel tessuto sociale di guerrieri nobili e aristocratici. Quindi, le gerarchie ecclesiastiche, le organizzazioni mafiose nate nel sud Italia, l'aristocrazia feudale, i latifondisti, insomma, tutti questi elementi diedero vita a una società basata sulle caste, quelle di cui ho parlato in questo video. Ed è per questo che definisco l'Italia il paese delle caste, in quanto tutte queste sovrastrutture sono purtroppo rimaste ancora oggi, un fardello che purtroppo ci penalizza fortemente anche oggi, che avremmo bisogno di un cambiamento molto più repentino, visto che i tempi che viviamo sono basati su un'evoluzione costante e velocissima. Invece questo paese è diviso, frammentato, perché le caste sì, ho parlato di quelle lavorative, ma non pensate, la divisione in Italia è anche territoriale, si hanno contrasti nettissimi tra regione e regione, tra provincia e provincia, quindi è difficile mettere d'accordo così tante teste di cazzo come quelle che compongono lo strato sociale del nostro paese. Anche perché poi, ripeto, qui ciascuno guarda solo il suo orticello, è un susseguirsi di farsi i cazzi propri, ma nel senso più negativo della terminologia. Comunque, ora vi saluto branco di idioti,
O meglio, saluterò quelle due o tre persone rimaste, gli altri saranno tutti sui video di Giuseppe Simone, di Dipré, oppure su qualche gameplay. E chi lo sa, forse con questa mia ultima affermazione ho suscitato l'ira di una casta. In quel caso, sfogatevi pure con i vostri commenti. E io li accoglierò con un caloroso andatevene a fare in culo. Ciao a tutti.